Si intitola Leonardo Sciascia e i comunisti, l'ultimo libro dello scrittore, intellettuale, giornalista e politico, il senatore Emanuele Macaluso, amico di Leonardo Sciascia, che in questo libro ha voluto indagare sul rapporto tra lo scrittore racalmutese e il comunismo. Edito da Feltrinelli, il libro, pubblicato nell'ottobre del 2010, è stato già presentato in varie città italiane e non poteva certo mancare un'ulteriore presentazione alla fondazione intitolata Lo scrittore racalmutese. Tante le domande che Macaluso si pone in questo libro, a partire da quella che tutti probabilmente si sono posti allorché lo scrittore scelse di candidarsi nelle liste del PCI alle elezioni comunali di Palermo nel 1976, per poi dimettersi 2 anni dopo, e cioè: Sciascia fu un comunista o un anticomunista? E perché poi nel 1978 decise di ricandidarsi come deputato nazionale nelle liste del Partito Radicale? Lui ha detto di se stesso che contraddì e si contraddisse. Uno spirito critico, libero e critico, difficilmente inquadrabile, anzi non inquadrabile in un partito. E il fatto che lui si candidava in una lista, che è stato certo un grande fatto, un grande contributo alla sinistra, io ne misuravo le difficoltà e le contraddizioni che sarebbero indubbiamente emerse. Un'amicizia, la loro, nata intorno al 1941 a Caltanissetta, entrambi uniti da tante battaglie comuni e anche da tante polemiche. Di polemica anche seria, nel libro c'è anche uno scambio di lettere che abbiamo avuto, e questo libro l'ho scritto perché, come ho detto nella mia vecchiaia, volevo ancora dialogare con lui, volevo dire alcune cose non dette, volevo chiarire a me stesso le ragioni del dissenso. Nel panorama culturale italiano e non solo manca molto la figura di un grande intellettuale qual è stato appunto Leonardo Sciascia. Sì, certamente manca molto nel panorama culturale italiano, ma manca molto anche nella nostra piccola città, dove lui aveva una presenza, come dire, quasi mediatica, nel senso che era una persona piuttosto ritrosa, amava trascorrere lunghi mesi in campagna, però la sua presenza era ugualmente avvertita da tutti ed era una continua processione di gente che da ogni parte della Sicilia veniva a trovarlo. Diciamo, un momento di riflessione per capire, diciamo, quelle che sono state le posizioni giuste o sbagliate, quelle libertarie e garantiste di Sciascia, quelle, diciamo, in un qualche modo giustizialiste del vecchio PC, se ci riferiamo per esempio anche alla vicenda Moro oltre che alla vicenda Tortola. Leonardo Sciascia e i comunisti, un libro dedicato a suo nonno. Il senatore Emanuele Macaluso era amico di mio nonno, il libro credo sia utile per conoscere non solo Leonardo Sciascia, ma anche Leonardo Sciascia, la politica di ieri, ma anche di oggi. E poi sono legato da un bel rapporto a Emanuele Macaluso e sempre ritrovo caratteri comuni fra mio nonno e lui. In famiglia voi come vedevate il fatto che suo padre facesse politica o comunque che venisse coinvolto nel dibattito politico dell'epoca? A me non è mai piaciuto. Io volevo un padre scrittore, non mi piaceva il padre uomo politico. Ho sempre polemizzato e sia io che mia sorella non abbiamo votato per mio padre quando si è presentato coi radicali, per protesta, perché eravamo contrari. E lui cosa vi disse? Ne ha sorriso. Diceva sempre alla signora per la quale avevamo votato io e mia sorella: le mie figlie hanno votato per lei. La manifestazione si è conclusa con l'esibizione del coro polifonico Terzo Millennio di Racalmuto, diretto dal maestro Domenico Mannella. E per tutti è stato davvero toccante vedere che Emanuele Macaluso, a 87 anni, ancora si commuove sentendo l'inno di Mameli, un inno di libertà che sicuramente per lui è profondamente carico di significato.